Ehi, vorremmo fare un bagno. All'albergo di Barney Cashman, a metà della strada. Grazie. Will. Lasciami un po' d'acqua, eh. Andatevene. Andatevene, Morris. Non costringetemi a sparare. Sei matto, Joe. Da quando in qua ti nascondi per tenere a bada la gente? Glenn, sei proprio tu. Che aspetti a metterti gli occhiali? Glenn, ho tanto pregato perché arrivassi e finalmente sono esaudito. Purtroppo tu non preghi solo Dio. Chi ti amareggia l'esistenza? Un ragazzo, Glenn. Un moccioso, ma perverso, spietato. È sempre ubriaco e ti tiene in ginocchio. Mi ha dato un'ora per andarmene. Beh, gambe in collo. Mi devi aiutare. Non sono qui per distribuire sculaccioni. Glenn, se quello alza la pistola è finita per me. La tua vista va peggio, di la verità. Non ho un soldo. Non posso perdere questo lavoro. È il solo che sappia fare. Proprio come te che non sai fare che il tuo. Se piantiamo tutto, poi chi ci dà da vivere? C'è un bravo oculista a Prescott. No, direbbero che è un pretesto e che ho paura. Non sei in condizione di scegliere. Glenn, questa è la prima volta che mi rifiuti il tuo aiuto. Ho altro in programma. Che sei venuto a fare? Vattene, Johnny, finché gli occhi bene o male ti assistono. E se il dottore dice che non c'è speranza? Meglio cieco che morto, no? Commands and men obey. They're just putty in her hands, so they say. When she rides and the wind is in her hair, she has eyes full of life, full of fire. But if someone could break her and take her whip away, someone big, someone strong, someone tall, you may find that the woman with a whip is only a woman after all. Pausa l'osso. Glenn, come va? Mi sbaglio o tu sei Will? Sì. Che ci fai a Cochise County? Quattrini a parate, questa città è una cuccagna. Te lo dicevo, Glenn. Nostro fratello Chico è diretto in California. In California? Con la pacchia che c'è qui? Va dai nostri vecchi. Ho visto il nome che è su quel mandato d'arresto. Due pistole saranno poche per Howard Swain. Lo conosci? Sì, sta ai Dragoni. Arrivando abbiamo visto una donna su un cavallo bianco alla testa di una masnada di ceffi. Certo, era Jessica Drummond, quella di cui cantavo poco fa. L'ispiratrice della mia canzone. Canzone proibitissima ai Dragoni. Jessica Drummond. Sì, è la padrona della città. Coi suoi 40 bravi detta legge. Bella femmina, eh? E Swain è uno dei 40 ladroni? Sicuro. Buongiorno, capo. Buongiorno, Spangler. Quattro passi? Forse qualcuno di più. Buongiorno, capo. Buongiorno, signorina. Chisel! Dove vai? Tagli la corda? No, Morris, no! Dammi il caffè. Questo ti terrà su. Pigliami a schiaffi, capo. Morris,
Vi supplico, tornate in voi. Ma che hai nelle vene, urina di coniglio? Tu, pigliami a schiaffi. Vi scongiuro. Non c'è nessuno qui che sappia mettere a posto un ubriaco. Babbo! Un fiore e una lacrima. Vieni, Charlie, abbiamo ancora da fare. Ma la vista è andata. Perché non hai seguito il mio consiglio? L'ho fatto. Se vuoi una pistola, il signor Spangler può dare. No, non è compito mio. E allora tocca a me. Ma non vorrete affrontarli? Mi hanno rovinato il negozio. Fabbrica armi, ma non sa usarle. Signor Spangler! Sì, signor Bonelli. Bene, Will. Il vostro negozio? Vi ci accompagno, venite. Facciamo una bottega? Quale, padrone? Quella! Un fucile 44-40. Eccolo. Mi dispiace, padrone. Io me ne torno a casa. Ma chi è? Ti senti male? Ne conosco uno solo, che cammina così. Qualche passo ancora e si fermerà per sempre! Ma che vi piglia a tutti! Ah! Grazie, signorina. Ah, a proposito. Ecco, per la pallottola. Il fucile dovrebbe essere ripulito. È vero. È anche revisionato. È mancato poco che non l'ammazzassi.
Già. Sta bene perfino coi calzoni. Chi? Calibrata alla perfezione. Credo che tornerò da lei molto presto. Qui, Chico, si fa tardi. Ce lo vedi a zappare la terra uno come me che ha poppato la canna d'un fucile? Non sei ancora divezzato. Ricorda le parole del babbo. Colui che lavora i campi sarà il prediletto del cielo. Ma io non voglio essere un prediletto, ma la terza pistola di Glenn. Digli che mi lasci provare, solo provare. Una sparatoria è sempre un'incognita per un novellino. Tu avresti paura? Accidenti. Il tuo biglietto. Attenta a non perderlo. Ho letto nel giornale che le strade sono mal sicure. Rapine quasi ogni giorno. I desperados uccidono tutti i passeggeri. Sì, ma risparmiano le donne e i bambini. Se fossi alto quanto me ti farei vedere. Chiedo scusa, signori, chi di voi è Glenn Bonnell? In che posso servirvi? Ecco, io sono Ned Logan, signor Bonnell, lo sceriffo di questa città. Quill, se non sbaglio, Beh, mi dispiace che a darvi il benvenuto sia stato un branco di facinorosi ubriaconi. Vi trattenete a lungo? Abbastanza. Quel Morris è una calamità, ma per fortuna avete saputo dargli una lezione. A voi continuare. Ormai tocca al giudice. E volevo appunto ringraziarvi di averlo portato in prigione. Sono dolente di non essere potuto intervenire in difesa di Chisholm, ma purtroppo ero in giro per servizio. Con tutti i vostri uomini? Beh, come sceriffo, agente ed esattore delle imposte del medesimo tempo. E non avendo che due occhi, troppe cose mi sfuggirebbero se fossi solo. Già, con gli allevatori che nascondono il bestiame, gli agricoltori che nascondono il grano e i proprietari di miniere, non so se mi spiego. Siete in missione ufficiale? Ho forse l'aria di uno che viaggia per diporto? Qualche sondaggio ai terreni argentiferi? Per ora solo una sosta all'ufficio postale. Ah, beh. Ci siamo proprio davanti. Tex sarà onorato. Tex, ti presento il signor Bonnet, un carissimo amico. Stamane vi ho visto al lavoro, signor Bonnet. Mica male, ma ad Dodge City fu anche meglio. C'ero anch'io. Volete spedirlo? Nicholas Bonnet. Conobbi un capitano che si chiamava Nicholas Bonnet quando ero in cavalleria nel 47 al Messico. Fu ferito a una spalla e dovette tornare a casa. Esattamente 34 anni fa. È mio padre. Sta bene, mi auguro. Starà anche meglio quando avrà il telegramma. Nicholas Bonnet, Colton, California. Noi ottimamente. Chico parte sabato. Scriveremo non appena sbrigato nostro incarico. Firmato Glenn e Will. Grazie. Allora, signor Bonnet, qualsiasi cosa posso occorrervi senza complimenti. Grazie, signor Bonnet. Buongiorno. T'assicuro. Dov'è l'aggressore di mio fratello? Eccolo. Perché qui. Perché è in libertà? Non c'è alcun addebito a suo carico e poi sai sì, chi è. Conosco di fama il signor Bonnet, un sicario legale, ma ignoravo che si divertisse per cuotere i minorenni. Il vostro bel minorenne ha scaricato la sua pistola su un cieco. Un cieco? Appunto. Dunque, sentiamo, qual è l'imputazione contro Morris Drummond? Pubblica molestia. Pubblica molestia? Ha sparato a un uomo indifeso. Eravate presente? Io no, ma lo dicono tutti. In nome del governo federale dichiariamo aperta l'udienza. Constatato che il detenuto ha prodotto una dichiarazione firmata da 20 testimoni oculari concordi nel riconoscere la legittima difesa, Morris Drummond è riconosciuto colpevole di pubblica molestia. $6 d'ammenda. Liberate il detenuto e rendeteli cavallo e pistole. L'udienza è tolta. Adesso capisco perché Chisholm non ci aveva mai dato noie. Ma che idea sparargli? È stato per quella meticcia? Io non frequento meticce. Sono
Sono stufa di vedermi sempre intorno donne che minacciano o piagnucolano. E i soldi poi non li cavi tu? È stata da te? Naturalmente, come tutte. Di questo pasto mi ritroverò un nipotino in ogni casa della città e dei dintorni. Dammi le pistole. Ma insomma, un giovanotto deve pure distrarsi, no? Ma non sei in grado di cavalcare senza speroni. Meglio andare a piedi. Le pistole, avanti! Perché sei andata da mia sorella a fare la vittima, come le altre? No, Morris, io non sono come le altre. Le hai chiesto aiuto? E quindi non c'è differenza? E a chi, se non a lei, potevo rivolgermi? Sono sola, lo sai, e tu non ti curi di me. Ho dovuto. Senti bene. Torna subito da lei e giurale che non t'ho mai toccata. No, Morris, io non voglio ingannarla. È stata gentile. Mi ha dato del denaro. Ha promesso di aiutarmi anche. Non voglio... Va subito da Jessica, hai sentito? No, Morris. Avrai voglia di precipitarti giù. Perdereste il pane e il companatico. Se Jessica non fosse tua sorella... Non illudetevi, Logan. Siete troppo coriaceo per lei. Aspettate che incontri un uomo come si deve. Quando penso a tutte le preoccupazioni che le dai, proprio non la vuoi smettere di comportarti come una bestia? Eppure potresti farne di strada con una donna simile alle tue spalle. A Chisholm davamo 300. A voi 200 di più. Paghiamo il nome oltre la capacità. La distanza dalla bocca alla carica da 5 ottavi a 8 sedicesimi. 5 ottavi, 8 sedicesimi. Certo è un lavoro duro, ma c'è di peggio. Bilanciare l'inclinazione tra 1 e 15 ottavi. 1, 15 ottavi. E prima o poi un uomo deve sistemarsi. Questo andrebbe bene per il calcio. Legno dolce, non si presta. Dammi quel pezzo di noce che è arrivato l'altro ieri, sai, quello senza fibra. Servita. Può andare. Sì? Fidatevi. Non ho mai avuto un fucile su misura. Male, con una mascella così irregolare. Sarà un lavoro difficile? Non vi preoccupate. Quanto tempo ci vorrà perché sia finito? Parecchio. E ogni giorno occorrerà fare una prova. Sì? Penso anch'io che dovrei sistemarmi. Ma questa città non ha niente di speciale. Anche un fucile Spangler non ha niente di speciale. Tranne che per chi se ne intende. Io me ne intendo. E apprezzo la marca Spangler. Sì, credo proprio che non ce ne sia una migliore. Non avevo mai baciato un armaiolo. È piacevole. Mandato di arresto per uno di questi signori. Mi dispiace passarla al più vicino.
Signor Todd, che ne pensa il governatore? Il governatore non ne sa niente. Giudice Mesi? Non è stato emesso qui. È in regola? Sì, credo di sì. Dovrebbe esserlo. Viene dall'ufficio del procuratore generale a Washington. Signor Logan, se uno dei vostri agenti assalta una corriera, ritengo dobbiate risponderne voi. Comunque, sono certa che il responsabile non avrà difficoltà a costituirsi. Non è vero, signor Swain? Che razza di storia è questa? Siete l'agente Swain? In persona. In tal caso lo sapete. Andiamo. Non avete sentito? Obbedite. Un istante, signor Bonnell. Non temete un'imboscata? Temo sempre di perdere ciò che lo Stato mi affida. Non ci dormo la notte. Stento a crederlo da quanto ho udito sul conto vostro. Come io stento a credere quanto ho udito sul vostro. E che cosa avete udito? Signori, volete scusarci un momento? Il whisky è in quel mobile. L'accusa mi sembra un po' avventata. Un agente federale che fa il bandito, del romanzesco. Oh, una volta ho arrestato un governatore ladro di buoi. Non dimenticatevene. Ne ho degli altri. Per i miei ospiti? Sono tutti briganti in incognito? Allora, che volete? Logan porta la stella, ma è un pusillanime. Il posto rende, con interessenze, percentuali e così via. In altre parole, c'è di chi arricchire, non è vero? Mi offrite la carica? Sareste eletta all'unanimità. Col vostro aiuto? Con o senza il mio aiuto, un uomo come voi. No, non riesco a immaginarmici. Forse cambiereste idea a cose fatte. Non è di voi che mi importa, signor Bonnell. Ma della vostra pistola. Vorrei vederla. No. Solo un attimo. Potrebbe esplodervi in faccia. Correrò il rischio. Avreste potuto spaccargli il cranio. Se ci avessi provato, come no? Meno male che non mi avevano pagato per ucciderlo. Non uccido per denaro. Per passatempo nemmeno. Questo è fuori discussione. Se volete bere. Ottimo il whisky, veramente. A te, Will, ci vediamo in albergo. Forse è stato scortese lasciare così la casa della signorina.
Ma in qualità di sceriffo era mio dovere trovarmi qui in questo momento. Apprezzo il sacrificio. Date pure al prigioniero tutto quello che vuole, paga lo zio Sam. Suei, non so capacitarmi. Che idea t'è saltata? Assalire una diligenza. È incredibile con la tua posizione, con tutti i quattrini che ti davano. Dovresti farti visitare. Permettete. Andiamo. Ecco fatto. Quanto resterà qui quest'idiota? Un paio di giorni. Signor Bonnell. Perché sprecare il pubblico denaro? Impicchiamolo subito. Sapete bene, sceriffo, che la cosa non dipende da me. E di te ha fatto tutto da solo? Capisco il vostro stato d'animo. Quel miserabile ha gettato il discredito su tutti voi tutori della legge. Sicuro. Questo è l'incartamento per il procuratore generale. Abbiate la cortesia di leggere e firmare. Tutto è il regolamento. Lo so. Tornerò lo so. Più tardi a riprenderlo. Chico! 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 Barney! Barney Cashman! Sì? Barney, senti. Eccomi, che c'è? Dov'è Chico? Ah, ha detto che andava a fare una bevuta. Sarebbe la prima volta, ti avevo raccomandato di sorvegliarlo. Uno di voi è Clem Bonnell? Sì, io. Qui c'è vostro fratello Chico. Venite a prenderlo o lo portiamo su. Siamo del quinto cavalleria, signor Bonnell. Volevamo bere un bicchierino. Ma vostro fratello aveva asciugato tutte le bottiglie. Già, e mandato all'aria il locale. Tante grazie, caporale. Guardi. Sì. Nella beveratoia. Che certe cose le faccia Morris Drummond lo posso capire, la sua natura è passi, ma che sia tu a ridurti così è inconcepibile. Perché l'hai fatto? Sono grande abbastanza per me. Dagli effetti direi di no. Dammi tempo. Cose? Affari miei. Chico. Chico, che ti succede? Perché credi che vi abbia accompagnati qui? Per cambiare aria? Hai quasi accoppato Drummond. E io a casa a succhiarmi il ditino. E se a Will succedeva qualcosa? Una pistola sola non basta per proteggere un uomo. Sei andato ai dragoni e a me mi hai messo a letto. Mi sento così inutile. Sei offeso? No. Ma il contadino di pure quello che vuoi, non lo voglio fare. Perché? Mi hai insegnato a sparare. E mi hai insegnato bene. Chico, quel che è accaduto a Chisholm può accadere a chiunque di noi. Ricordi quando eri bambino e ti raccontavo di Don Chisciotte e tu dicevi che avevano ragione a trattarlo da pazzo? Beh, non è lontano il giorno in cui si dirà lo stesso anche di me. Quando vado in giro, la gente osserva la mia pistola e io so che mi giudicano uno che ha fatto il suo tempo. E non hanno torto, il mondo cambia. Io sto per diventare una figura da museo. Ma perché sprechi tanto fiato? Sono un Don Chisciotte. E voglio chiudere la serie. E io voglio vivere a modo mio. Non sono nato per piantare cavoli. Lo so.
Colt calibro 45. Nichelata. E col calcio d'avorio. Per me. Raccomandabilissima contro i serpenti a sonagli, ce n'è un sacco alla nostra fattoria. Certo, e ditele pure che trovi qualcosa di meglio. Quella della fuga in un altro stato è una soluzione che non mi va. So chi è Glenn Bonnell. Credete che un confine basti a fermarlo? Mi pescherebbero dovunque, lui e suo fratello, e se non loro, qualcun altro. Sua in sì è ragionevole. Per il momento devi accontentarti di un ripiego, lo capisci, no? Poi la signorina accomoderà tutto, sicuro, sicuro. Poi sarà tardi. Deve farmi uscire adesso e regolarmente. Domani voglio essere a casa mia e al mio posto. Lei può farlo, è la padrona. E se non lo fa, ricordate che io so tutto sul conto suo. Devo dirle proprio così? Proprio? Avete sentito. Sue, chi è stato? Lo hai visto? Di chi ti ha sparato? Parla, parla se lo sai, parla! Altrimenti come potrò acciuffarlo? Se lo conosci devi parlare. Chi è stato a spararti? Rispondi. Distendetemi le gambe. Sono distese. L'hanno colpito alla colonna vertebrale. Ha detto qualcosa? Lo conoscevi allora? Parla. Forse era uno del paese? Noi lo arresteremo di sicuro, vero, signor Bonnell? Non ha mormorato un nome, non ha detto niente, signor Bonnell? Non... La pallottola, Will, in corpo a lui non ci serve. Scusate, sceriffo. Conosci questo proiettile? Sicuro. Appartiene al nuovo modello. Si chiama Charles Burchard. Chi può averne uno? Dalle 11 di stasera più nessuno. Come? L'unico era di Swain. È proprio con quello che l'hanno fatto fuori. Col suo stesso fucile, allora. Chi è il miglior tiratore della città? Io non l'ho ammazzato. No, a parte te, chi è il migliore? Charlie Savak. Ma sei impazzito? Era necessario e solo di Charlie mi potevo fidare. Decidi per me adesso? A volte un socio ha bene il diritto. Che socio, giù la cresta, amico. Ti prego, Jessica, io credevo che avresti approvato. Con Bonnell come la mettiamo? Non devi preoccuparti di niente, ho agito con la massima cautela. Un omicidio crea sempre complicazioni, ma tu l'hai voluto e tu pagherai. Tu hai ucciso Swain, non io. Sì, ma solo per te l'ho fatto. Sei spacciato, mio caro. L'unica cosa che ti rimane è la fuga. E prima lo fai, meglio è. Ma Jessica... Procurati una scorta e fila, subito! Vi sentite nuda senza i vostri sgherri? I miei sgherri sono ai vostri ordini. E non mi avete in lista questa volta. Quello d'un certo Charlie Savage. E qual è l'accusa? Sabotaggio della macchina giudiziaria, lo avete visto? Io non tengo al guinzaglio i miei uomini e non rispondo di ciò che fanno quando non sono insieme a me. Deve essere pieno di nascondigli qui intorno. Oh, avrò il piacere di mostrarveli. Sarà proprio un piacere. Vedervi all'opera, che cos'altro può essere? E se lo scovo? Immagino che farete il vostro dovere. Datela dentro.
Da bambina, proprio lì davanti, fui morsa da un serpente. Che morì avvelenato. È probabile. Sinceramente, che pensate di me? Tante di quelle cose. Che farete meno la spavalda se vostro fratello è implicato in questo delitto. Morris non è un criminale. Ma è pur sempre del vostro sangue, non vi pare? Sono preoccupata. Anni ogni animale con quattro gambe e due corna era per me una mucca. E l'uomo un essere con due gambe e un fucile. A 9 avevo già imparato a distinguere a prima vista un comune baia da un puro sangue. A 10 marchiavo i vitelli, i cavalli, stavo di guardia ma dormivo per terra. Mio padre era lontano quando nacque Morris. Sola con mia madre, avevo 12 anni, feci quello che potei. Abitavamo qui. La mamma morì dissanguata. Dopo averla seppellita, corsi a mungere una mucca per Morris. A 15 anni un vagabondo tentò di farmi violenza.
Lo uccidesti? Mio padre era un cattivo tiratore. Volle difendermi, ma ebbe la peggio. Il vagabondo era armato? Poco dopo diceva addio a questa abitura. Che ora è il tuo santuario? No. Solo un ricordo di ciò che è stato e non deve più essere. A 20 anni mezza città era già mia. Poi conobbi Logan, un politicante che non combinava il pranzo con la cena, e lo innalzai. L'agricoltura, gli allevamenti, le industrie. Ogni cosa in breve passò sotto il mio diretto controllo. E dal controllo alla proprietà non fu che una semplice questione di tempo. Sai il fatto tuo? Come te. I miei uomini mi hanno informata. Anche quelli per i quali la mia pistola è una vecchia conoscenza. Perlomeno i superstiti. Tu hai ripulito l'intero paese. Ma questa è l'ultima sosta. Il confine è vicino. Non più città da ripulire né gente da uccidere. Comincia a pensare a te stesso, Glenn. Se qualcuno deve ancora morire, lascia pure che muoia tranquillamente nel suo letto. Non vorrai mica passare tutta la tua esistenza a guardarti le spalle. Ai dragoni c'è molto, moltissimo da fare. E non soltanto ai dragoni. Sempre la mia pistola. È ora che te ne disfaccia e prima di esserci costretto, cogli l'opportunità. E Logan? Logan non sa far rispettare i miei ordini. Ma li sa prendere. Stiamo parlando troppo noi due. Che fate qui? Non devi andare in giro armato, lo sai, Morris. Non siete più al nostro servizio. Se non fosse per tua sorella, pregherei notte e giorno il Signore perché Bonnell si occupasse un poco di te. Sarò io a occuparmi di lui. Sicuro, qualcuno se ne incaricherà prima o poi. Qui l'aria è diventata irrespirabile, accidenti, ma non sarai tu. Perciò dammi le pistole. Jessica me le ha tolte una volta e lei solo può farla ancora. Senti, la faccenda riguarda Charlie e nessun altro. Se ti comprometti con questa storia, comprometti anche Jessica. Dammi le pistole, qua. Va bene. E adesso, per piacere, allontanati, aspetta nella strada. Ma chi affronterà Bonnell? Wiley, va, presto. Wiley? 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 Wiley, avvicinati. Non mi fido, sceriffo. Ti ripeto che non c'è da aver paura. Ricapitoliamo. Will, come fa sempre, comparirà per primo per assicurarsi che tutto sia normale e quindi si piazzerà nel posto più adatto a proteggere il fratello. Ecco. Poi arriverà Glenn e si fermerà proprio qui. È molto prudente. Tu, Wiley, tu non hai niente da temere, ti dico, per la semplice ragione che ti troverai qui. Ti troverai in questo punto, oltre l'angolo, e nessuno ti potrà vedere. Adesso, attento, Glenn chiamerà Charlie Savag, e allora tu, sì, e lui risponderà che ha un mandato d'arresto per te. E tu dirai, venite a prendermi, e lui, eccomi. E allora... comincerà a muoversi. Ma appena qui, s'accorgerà che io non sono Charlie Savag. Sarà troppo tardi. Niente? No, non lo hanno visto neanche a Prescott. Hai provato a Tucson? Certo, ma un buco nell'acqua anche lì. Glenn! Ti ho cercato dappertutto. Charlie Savag è in città, ti aspetta in via dei Becchini con pessime intenzioni. Dove? A 2 passi dall'armaiolo. Chi ti ha detto che sta aspettando me? Ma lui in persona me lo ha detto. E con un certo tono. Grazie, Barney. Che cosa vuoi fare? Andarci. Devo venire con te. Tu statene all'albergo, semmai ti faccio chiamare. Come vuoi, ma sta attento.
Beh, incamminiamoci. No, aspetta, prima carichiamo Chico sulla diligenza. Non si sa mai. Finalmente! Ah, Glenn! Barney ti stava cercando, che voleva? Ah, niente. Sali! Chissà quanto ti ci vorrà per mettere le mani su quel Savage. Già. Forse dei mesi. Sì. Se non partissi potrei aiutarti. No. Oh, sì, buono, Glenn. Bacia papà e mamma. Digli che daremo una capatina forse prima di Pasqua e annuncia una sorpresa da parte mia. Certo, la sua pistola ci avrebbe fatto comodo. Cos'è questa sorpresa? Sto per sposarmi. Oh. Beh, poche donne sanno fare un fucile. Appunto. E ti stabilisci qui? Sì. Prendo il posto di Chisholm. Stipendio? Oh, sempre meglio che adesso. Il nome dei Bonnell sta diventando redditizio. Liquidato questo Savage, dovrai cercarti un altro assistente. D'accordo. Siete lì, Charlie Savag? Charlie Savag! Charlie Savag! Sì! Sono Bonnell, ho un mandato d'arresto per voi. Buttate la pistola e venite avanti con le mani in alto. Mi sentite? Decidetevi! Venite a prendermi! Come volete. Devo fare il contadino, eh? Teneva il fucile puntato su di te. Chi è? Charlie Savage. Barney mi aveva detto che si era appostato quassù, così quando la corriera ha voltato l'angolo, l'ho centrato alla testa. Un colpo. Non ti occorreva un'altra pistola, eh? Che cosa ho fatto di male? Hai ucciso un uomo. Assassinato? Di vecchiaia non è morto. Mi dovranno chiedere scusa. Fermo! Dato che sei il mio nuovo assistente, ti proibisco di farne un caso personale. Intesi? Signor sì.
È stato sicuramente Morris. L'ultima volta che uccisi fu 10 anni fa. Un ragazzo. Malvagio come tuo fratello, ma pur sempre un ragazzo. Un altro lo avrebbe solo ferito, io no. Hai mai visto gli occhi di un morto fissare il cielo? La prima pistola dell'West. Sai perché odio sentirlo dire? Perché è vero. Non manco un bersaglio. Se fossi costretto a macellare un animale, gli chiederei perdono prima, ma non si può chiedere perdono a un uomo quando è per la salvezza degli altri che si deve sopprimerlo. E ora parliamo di Morris, è per lui che sono qui. Ha esposto il cadavere di Charlie Savag nella vetrina dell'impresa di pompe funebri. Un giovane capace di tanto è perduto, o pressa poco. Tu lo capisci? Pensi che quell'agguato sia opera sua? Io non penso niente. Mio fratello Will sta per sposarsi e io me ne andrò dopo le nozze. Ma prima tu devi far qualcosa per Morris. Capisco bene ciò che provi per lui. Gli sei stata più madre che sorella. Anch'io ho un fratello della stessa età. Tu sei l'unica che abbia un ascendente su di me. Mi dispiace, Jessica, ma era il solo modo di troncare una situazione che... No! Perché non mi uccidete? T'aveva scambiato per Morris. Non è vero. Non è vero. Sai perché l'ho fatto? Perché Swain è morto. Savag è morto. E il tuo senatore a Washington se ne lava le mani e ti abbandona. La nave sta affondando ormai. È come se una maledizione fosse caduta sui dragoni. Sì, è tutto per colpa sua. Perciò volevo finirla con lui. E perdere così la tua posizione? Posizione. Ma cosa credi? Se ho ucciso e prevaricato, non l'ho fatto per la posizione. No, mai. Jessica, sono un uomo. Ho dei sentimenti. E questi non si comprano e tantomeno si ingannano col denaro. Per anni ho sperato che tu mutassi, che tu capissi, Jessica. Ma non si può sperare tutta la vita. Ho aspettato. Ed ecco che ora mi ritrovo vecchio. Mentre tu sei d'un altro. Cosa decidi sul conto suo? Niente. Jessica. Jessica, no, non farmi questo. Ti prego, Jessica, no. Non trattarmi come gli altri. Te ne scongiuro. Non umiliarmi. Non farlo. Per pietà. Ti supplico. Mi dispiace, Ned. Adesso sai perché volevo ucciderti. Era geloso di te. Ha detto la verità, i dragoni sta andando alla deriva, ma non me ne importa. Forse potrei evitarlo, ma non voglio. Povero Logan. Pensava proprio di incatenarmi per sempre. Ma adesso basta con lui e con tutto il resto. Il ragazzo che hai ucciso, il mio passato, ogni cosa. Tu non te ne andrai di qui senza di me. Ciò che è accaduto a noi è come la guerra.
Facile a cominciare, ma non a fermarsi. Dicono che la vita sembra stupenda a coloro che amano. E io ti amo, Glenn. Che cos'è? Niente, niente. Meglio vedere. Speriamo che le campane non si incantino. Non si incanteranno, sta tranquillo. E tu, Mosca, mi raccomando, fa un buon lavoro. Non mi era mai successo di lavarmi per scattare una fotografia di nozze. I confetti sono arrivati. Ci mancherebbe di no.
la morale, ammetti, incontravi qui con lui. Ma senza quel bacio alla sposa sareste al posto di vostro fratello. Tenterò l'impossibile, tu ti salvando. Insomma, a Washington saranno clementi in considerazione di quanto avete fatto nell'interesse della città. Come vostro legale, dico però che è stato un errore offrire tanto denaro. La metà sarebbe bastata. In confidenza vi sono tutti favorevoli, sia pure con alcune riserve. Potreste ricominciare da capo se lo voleste, soltanto... Soltanto, vedete, adesso tutti sono in grado di valutare con esattezza ciò che avete accumulato. Ve lo torno a dire, la vostra generosità è stata un'imprudenza. Signorina, capite che intendo? Vi confischeranno le terre, il bestiame, la casa, tutto ciò che vi resta. Tutto. Non mi tenere sui carboni ardenti. Sei riuscita a trovare i soldi? Non servirebbero. Che significa? Comprare la gente è sempre stato un tuo privilegio. Ho dato via fino all'ultimo dollaro. Ma la giustizia non è in vendita. Ricorri in appello, disgraziata. Inutile. Ma si tratta della mia testa. Lo so. Non c'è niente da fare, Morris. Hai ucciso un funzionario dello Stato. Lo so, tu non mi perdoni di avergli accoppato il fratello. Perché dici questo? Avanti, salutate vostra sorella e venite con me. Jessica, perdonami. Non t'ho dato che dispiacere. Come ho ricambiato male il tuo affetto. Morris. Morris, no! Morris, no! Non sparare! Morris, no! Morris, no! No! Morris! Gettate via la pistola e alzate le braccia! Basta! Basta, Bonet! Basta! Chico, pensa a lei. Signorina, che cosa fate in piedi? Se il dottore passa di qua... Sto bene, signor Cashman. Tornate subito in camera vostra, vi prego. La responsabilità è mia, sapete? Non è il caso che vi preoccupiate. Fortuna per voi che è stato Bonel a sparare quel colpo. Ha mirato esatto al punto meno vitale. Lo so, signor Spangler. Purtroppo non c'è niente che io possa fare... per rendervi vostro marito. È difficile dimenticare chi abbiamo amato. Lo so. Ma voi avete una grande risorsa a vostro vantaggio. Siete giovani. Thank you.
a high-riding woman with a whip. She's a woman that all men desire. But there's no man can tame her. That's why they name her the high-riding woman with a whip. She commands and men obey. Non c'era allusione, Glenn. Gli piace cantarla. Sono venuto a salutarti, capo. Parto fra poco. Dove vai? Torno a casa. Con Jessica Drummond? Parliamo un poco di lei. Glenn, considera bene quello che hai fatto l'altro giorno. Tu, per la prima volta, hai perso il controllo. Hai infierito su un uomo che era ormai fuori combattimento. Mi avevi insegnato a non farlo. Devi amarla molto se hai potuto accanirti su un cadavere. Stai crescendo, Chico, non c'è che dire. Se l'ami, che aspetti? Dimentichi che fra noi c'è il sangue dei nostri fratelli. Forse lei mi perdonerebbe la morte di Morris. È forte. Ma io lo sono abbastanza da perdonarle quella di Will. Someone strong, someone tall. You may find that the woman with a whip is only your woman after all.